Prova. Troppo. Qui va bene? Mi sentite? Buonasera a tutti. Io vi parlerò di sovranità monetaria e di moneta. Nel corso dei miei studi all'interno dell'Accademia Economica a Palermo e poi a Pavia ho percorso uno studio parallelo dove mi sono interessato delle questioni monetarie e bancarie, perché ritrovavo all'interno della stessa Accademia Economica una sorta di vuoto conoscitivo, nel senso che non studiavamo la moneta per come si doveva. C'era una sorta di argomento tabù e da lì allora ho deciso di iniziare questo percorso di ricerca. Allora, all'interno dell'Accademia Economica abbiamo una definizione comunque che assume varie declinazioni. Comunque quella che noi accettiamo per ciò che riguarda la moneta è quel mezzo che ci consente di acquistare le cose, che siano appunto beni o servizi all'interno del mercato. Poi la moneta la studiamo per le sue funzioni. E la moneta ha la funzione di mezzo di scambio perché ci consente di arrivare appunto alla merce desiderata. E ha la funzione di unità di conto o misura dei valori, perché noi tramite la moneta monetizziamo i beni e servizi esistenti. E anche riserva di valore, la funzione appunto di conservare il valore, perché la sua caratteristica è di non deperibilità nel tempo, le consente di conservare il valore, quindi ovviamente noi tramite la moneta superiamo i limiti del baratto, perché col baratto, pensate voi, immaginate quando si doveva stimare una merce, si perdeva ovviamente tempo perché ci si doveva accordare, oppure quando vi era appunto la discrepanza temporale tra l'acquisto e il consumo del bene. Ovviamente la moneta supera tutti questi limiti. E queste funzioni però spiegate e la definizione di moneta non è la vera spiegazione della moneta. L'inghippo sta nel pensare che la moneta sia materia economica. Non è solamente una materia da ricondurre all'economista, perché di fatto la moneta ha dei valori profondi che devono essere riconosciuti da tutti. Tutti quelli che utilizzano la moneta e pagano le tasse, percepiscono uno stipendio, eccetera, devono conoscere la moneta. Allora, vi parla una persona laureata, quindi che esce da quella direzione appunto economica. La moneta non fa parte solamente della disciplina economica. E adesso vi spiego il perché. Vi sono due valori all'interno della moneta. Uno conosciuto dalla massa, che riguarda appunto il sapere che la moneta ti permette di acquistare le cose. Tutti noi utilizziamo la moneta e sappiamo che con la moneta acquistiamo le cose. Anche i nostri figli, i nostri nipoti sanno questo. È esemplare, è semplice, un concetto elementare. Il problema è che c'è un valore non riconosciuto che poi spiega quello che poi noi stiamo vivendo, la crisi di oggi. I valori non riconosciuti sono quello che riguarda la moneta su un campo olistico e interdisciplinare. Per esempio, la moneta è segno di sovranità. La moneta è espressione di un'autorità sovrana. Dai secoli dei secoli la moneta è appartenuta all'imperatore, al re. Tutti coloro i quali avevano la moneta erano i sovrani, perché la moneta era praticamente il vettore capace di veicolare l'economia e di legare l'autorità al mercato. Cioè il sovrano può, con la moneta, se espande la moneta può creare dei momenti, dei cicli di crescita. Se la riduce e contrae quindi la moneta nel circuito, ci ritroviamo in situazioni di crisi. Quello che un po' stiamo vivendo oggi in una condizione di deflazione è in qualche modo anche una situazione di induzione, diciamo un artificio, una volontà di qualcuno a creare questa situazione di anemia monetaria. Quindi la moneta è uno strumento di potere, e quindi se è uno strumento di potere non ci consente solamente di acquistare le cose, ma ci consente di acquisire. Cioè, già sentite che il termine acquistare e acquisire
assume un significato diverso. E noi però abbiamo vissuto con la moneta in tasca pensando sempre che la moneta acquistava le cose. E invece la moneta acquisisce anche le cose. Perché appunto il sovrano può dominare, può controllare un sistema, può influenzare i comportamenti e il benessere degli agenti di mercato. E il fatto che la moneta non appartenga al sovrano legittimo, che sia il popolo o comunque lo Stato, che è l'istituzione innalzata dal popolo, ma sia oggi stata ceduta ad un cartello di banche centrali private, ovviamente ciò significa che c'è stata una cessione di sovranità. Il problema è che la sovranità monetaria era la prima sovranità dalla quale prescindevano tutte le altre. La sovranità politica di poter decidere delle scelte di governo, oppure alimentare, di poter decidere su cosa mangiare o meno. Guardate gli accordi del TTIP o diciamo, l'introduzione degli OGM, comunque vanno a ledere gli interessi e i diritti dei consumatori e umani, perché noi non sappiamo più quello che mangiamo. Guardate la sovranità militare. Guardate le forze dell'ordine pubbliche che protestano perché non hanno stipendi o comunque li stanno riducendo, eccetera. E in più, se leggete gli articoli del Trattato di Velsen, troverete questa forza sovranazionale, l'Eurogenfor, che ha un potere assoluto preoccupante. Tutte queste sovranità le abbiamo perse perché manca la sovranità monetaria. Perché la sovranità monetaria era la prima sovranità che in qualche modo controllava il tutto. Ad oggi siamo praticamente, quello che sta accadendo allo Stato che cede la sovranità al sistema bancario è il fatto che lo Stato si sta svuotando dei suoi poteri, esecutivo, giudiziario e legislativo. Lo Stato oramai non è più uno Stato sociale, ma è divenuto una società a partecipazione privata. Uno Stato che non ha cassa e deve cedere le risorse per finanziarsi e deve domandare a queste nuove figure degli investitori istituzionali che Stato è. Uno Stato appunto del genere non è più Stato. E quindi la democrazia passava dalla moneta. Secondo punto, la moneta è contenitore del valore del lavoro. Ciò che significa? La moneta, diversamente da come si pensa, non è di per sé stessa ricchezza. La moneta è un segno, è un simbolo che noi inveriamo tramite il lavoro. Noi accettiamo la moneta, scambiamo, produciamo, noi generiamo il valore a quella moneta. Voi immaginate di ritrovarvi con 1 milione di euro in un isolotto e pensate che valore possa avere quel 1 milione di euro. Non ha alcun valore, perché dietro, dall'altro lato, non c'è né una persona che li accetta, né beni e servizi che in qualche modo ne riflettono il valore. Questo è anche importante, perché qui si apre la questione che muove la scuola auritiana, secondo la quale è importante comprendere la proprietà della moneta. Ora, una moneta deve avere il proprietario. Teoricamente, la proprietà è fondamentale perché? Perché se lo Stato cede la sovranità alle banche e le banche in qualche modo si ritengono proprietarie, perché poi Giacinto Auriti parlava del fatto che il prestare è prerogativa della proprietà, cioè del proprietario, perché solo il proprietario può prestare. Se noi diamo valore a quella moneta, però quella moneta non ci appartiene e non ne siamo proprietari, cosa sta accadendo? Sta accadendo una forma di schiavitù. Perché schiavitù? Perché? Perché se quella moneta è inverata dal nostro lavoro e non ci appartiene, avviene un esproprio del lavoro. È lo strumento alienante, detto in termini di Karl Marx, non voglio essere tanto complesso, diciamo, spero che ci capiamo, cioè è quello strumento che aliena il lavoratore dal frutto del suo lavoro. Quindi in questo modo noi ci ritroviamo in una situazione di schiavitù senza saperlo. Perché? Perché se la moneta non ci appartiene e noi ci indebitiamo per un valore prodotto, non siamo proprietari. Questo argomento l'ha preso pure Nicola Doresme nel 1360, quando scrisse un trattato sulle origini, sui diritti, la natura e i mutamenti della moneta.
Nel 1360 Nicola d'Oresme chiedeva le stesse identiche cose che chiedeva pochi anni fa Giacinto Auriti. A chi appartiene la moneta e nell'interesse di chi la moneta viene gestita? Questo è fondamentale perché se da un lato è simbolo di sovranità, è un segno di sovranità e la cediamo, lo Stato viene smembrato, cioè viene svuotato dei suoi poteri. Dall'altro lato i lavoratori si ritrovano a essere schiavi, la cessione della moneta e questi valori erano fondamentali. Oltretutto la moneta è anche uno strumento di diritto sociale. In che senso? La moneta è anche espressione di un'identità sociale. Rappresenta un popolo, la storia di un popolo. Noi nella lira, quando avevamo la valuta nazionale, anche con le raffigurazioni artistiche, noi in qualche modo ci riflettevamo nella nostra anche coesione sociale e identità del popolo. L'euro, che non ha dietro né un popolo né uno Stato, ma solo un mercato e un sistema bancario dietro, ovviamente non ha questo senso di identità sociale che si perde. Oltretutto, essendo uno strumento di diritto sociale, la questione è logica. Potrà mai appartenere a dei privati? Ovviamente no. Ad oggi la moneta è praticamente stata privatizzata ed è la madre di tutte le altre privatizzazioni. Adesso tutti questi questi valori che sono fondamentali, segno di sovranità, contenitore del valore del lavoro e strumento di diritto sociale e identità sociale, sono fondamentali perché l'economista che parla invece in termini di inflazione e valutazione non potrà mai poi capire il perché accadono determinati fatti. Perché? Perché nessun dato e nessun grafico ti spiegherà mai il fatto che ci stanno fregando. E questo, diciamo, è il limite dell'economista, perché non comprende appunto tutte queste dinamiche. E ad oggi noi quindi stiamo vivendo un problema che non riguarda solamente il caso locale di Foligno, né regionale e né nazionale, ma è un caso mondiale che in qualche modo ritrova anche una causa mondiale. E la causa mondiale è il fatto che noi stiamo vivendo un inganno monetario. L'inganno monetario è quello di prendere la moneta e considerarla ricchezza. Ma non è ricchezza, è il simbolo, è un riflesso della ricchezza. E per capire questo cambiamento dobbiamo andare alle origini, al passato. In passato noi cambiavamo merce contro merce, nella tipica forma del baratto. Quando abbiamo introdotto la moneta siamo passati in due fasi dell'economia monetaria. Una mercantilistica, quando l'obiettivo e il fine ultimo era la merce. Il rapporto, sempre riprendendo Marx, era merce e denaro merce. Quindi il denaro era un mezzo. Il problema cos'è stato? Che non tutti utilizzavano la moneta come un mezzo. C'era chi la utilizzava come un mezzo, noi, comunità, c'era chi la utilizzava come una merce e la vendeva e ci lucrava. Chi erano questi? Tutti quelli, i mercanti banchieri, i prestatori su pegno, eccetera, eccetera. Quella è stata praticamente l'inghippo. Perché? Perché quando in passato in qualche modo c'era un freno al prestito ad interesse, perché c'era anche il divieto canonico di una chiesa che limitava questo prestito perché lo considerava diabolico. Quando c'era questo freno, in qualche modo il sistema, diciamo, ancora reggeva. Però ovviamente, diciamo, l'avanzata del commercio, l'avanzata della monetizzazione e del potere dei mercanti banchieri in qualche modo ha portato a questo cambiamento sistemico. Il denaro diviene il principio e la fine dello scambio. In un rapporto denaro-merce-denaro entriamo nella fase del capitalismo, dove l'obiettivo ultimo è il denaro, cioè raggiungere un denaro che è superiore al denaro praticamente iniziale. In questo modo cosa facciamo? Ci facciamo fregare, perché rincorriamo dei segni che erano misura dei valori e ci siamo dimenticati dei valori. Tutto questo accade perché, appunto, riprendendo anche un poeta americano, lo diceva: se non capiamo le funzioni della moneta, non risolveremo mai le crisi e cadremo sempre nelle solite crisi sistemiche. Perché
Già Platone nella Repubblica e poi anche Aristotele sottolineavano che la moneta è in qualche modo un simbolo, niente di più, non ricchezza, un simbolo, un segno da utilizzare e che si invera per lavoro e per convenzione sociale. È la convenzione che dà valore alla moneta. Molti in questo inganno monetario, per esempio, credono che dietro la moneta ci sia l'oro. In realtà dietro la moneta c'è il bel nulla, o meglio, comunque sia, c'è sempre il valore dei beni e servizi all'interno, diciamo, del sistema di mercato, però non c'è più l'ancoraggio all'oro. Dal 15 agosto del 1971, quando Nixon abolì il gold standard. E però ancora oggi alcune persone sostengono questo. E la moneta, riprendendo Maurice Allais e altri economisti, diciamo, che adesso anche non ci sono più, come Bernard Marie, eccetera, è una moneta che si crea ex nihilo, dal nulla. Quindi la creazione dal nulla dovrebbe fare riflettere l'uomo e domandarsi perché la moneta manca se viene creata dal nulla e non c'è più dietro un corrispettivo in oro. Ovviamente perché c'è dietro una sovranità che non è legittimata e che ha un interesse privato. Chiuso il caso, abbiamo trovato l'assassino. Il discorso quindi è questo. A pensare, io quando ho scoperto nelle mie ricerche che c'era questo conflitto di interesse per il potere monetario, io mi sono allarmato, ho detto cavolo, cioè, leggevo di questi presidenti di Stato, perché poi chi ne parla ovviamente viene tacciato in malo modo perché non si deve discutere, ma basterebbe avere un po' di cultura. Cultura e conoscenza e leggere. Nelle lettere di Thomas Jefferson, il terzo presidente di Stato, si scriveva il 28 maggio del 1816, non mi ricordo se era John Taylor o ad Albert Gallatin, comunque scriveva che i banchieri erano peggio degli eserciti armati. Ci sono tante testimonianze di presidenti di Stato e anche passate che dimostrano che c'è un conflitto di interessi per il potere monetario, perché ovviamente la moneta portava con sé un valore profondo e poi nascondeva quella che poi era la pietra filosofale, quella che appunto riguarda tutto il reddito monetario che ne deriva. E in passato, proprio perché la moneta è in qualche modo slegata dal valore reale, in passato hanno utilizzato molteplici strumenti, hanno utilizzato per esempio il legno. Se voi pensate alla moneta, pensate all'euro, alla lira, ma immaginate che in passato hanno utilizzato per oltre 700 anni dei pezzi di legno. Voi immaginate che in passato degli uomini, fino al 1834 se non erro, hanno utilizzato i tally stick, pezzi di legno, come moneta. Le persone lo accettavano e poi scambiavano e lavoravano, perché l'obiettivo primo era quello, le merci, la produzione delle merci, perché è quello che sostiene l'uomo, non altro. Hanno utilizzato per 80 anni anche delle carte da gioco. In una colonia canadese hanno utilizzato pure carte da gioco. Abbiamo utilizzato il sale, da dove deriva il salario. Pensate che dietro la moneta non c'è niente che solamente la fiducia. E i cavalieri di Malta, a metà del 1500, si sono ritrovati in una situazione dove mancava l'argento e dovevano passare dall'argento al bronzo. Hanno fatto incidere nella moneta non aes sed fides, non metalli ma fiducia. Perché non metalli ma fiducia? Perché facevano capire alle persone, guardate che non ci interessa se la moneta è fatta di oro, se è fatta di argento. A noi ci interessa che noi marciamo e lavoriamo e che abbiamo uno strumento per mettere in moto il tutto. Perché se siamo in un sistema economico monetario, senza la moneta ci blocchiamo tutti. È semplicissimo, non è difficile. Pensate che agli inizi del Novecento, un'altra, diciamo, questione simpatica, Pancho Villa, non so se avete visto il film di Pancho Villa, Pancho Villa era un fuorilegge che però ebbe, ovviamente capì il problema che in quel periodo correva, ovvero la rarefazione monetaria, non c'erano soldi in circolo. Nella città di Chihuahua
si mise a firmare delle carte che le persone accettavano, e in un solo anno, cioè praticamente, quella città rifiorì. Perché? Perché erano tutti fermi senza praticamente quel mezzo, che poi lui creò, diciamo, in qualche modo firmò e quant'altro. Le persone davano fiducia a quel pezzo di carta e si misero in movimento. Tutto questo accade perché appunto le persone devono capire quello che sta accadendo. Oggi la crisi non è perché manca il lavoro, o perché mancano le merci, o perché manca la forza lavoro, eccetera. La crisi è indotta perché non c'è abbastanza liquidità per tutti, per tutte quelle persone che potrebbero lavorare e non possono lavorare e si trovano disoccupate a parlare dietro un microfono. E allora, e allora a questo punto cosa si fa? Si deve lottare per ovviamente le giuste cose. Quindi noi cosa facciamo? Ecco, questi sono un po' i problemi. Il problema sistemico è il fatto che la moneta era diciamo, un mezzo, e noi l'abbiamo fatto diventare un fine. Ovviamente chi se ne avvantaggia è l'usuraio, perché ovviamente noi rincorriamo e studiamo ovviamente mille camicie per quella moneta, quando c'è qualcuno che la crea a porte chiuse, in totale riservatezza e indipendenza dai governi pubblici, cioè i governi democratici. Cioè, ad oggi il sistema bancario gode come un passato del riservo, però e ad oggi è preoccupante perché adesso la controlla in totale riservatezza, indipendenza dai governi, a Francoforte. E noi sappiamo che i cartelli in economia sono dannosi. Immaginate i cartelli bancari. La porcheria, lo sapete qual è? Il fatto che non solo la moneta non è una merce e loro ce la vendono come se fosse una merce, ma in più loro si mettono nello stesso piano delle imprese che lavorano nell'economia reale. Cioè, ci sono imprese che lavorano e che vendono, non lo so, bottiglie e mobili, e ci sono imprese bancarie che vendono denaro. Ma il denaro non è un mezzo. Cioè, è un po' un controsenso. Decidetevi, è un po' strano questo sistema. Il problema qual è stato? Che ad oggi tutto il sistema è un sistema, alcuni economisti parlano di moneta a debito. La moneta a debito altro non è che il credito. Oggi tutto quello che circola è un credito, e ogni credito genera un debito. In passato, quando uno Stato era sovrano, cosa accadeva? Uno Stato che aveva bisogno di stampare tot moneta per i fabbisogni interni al territorio, li stampava. Adesso però non c'è più la moneta, perché c'è una differenza tra moneta e credito. La moneta, pensatela come l'aria che state respirando. Mi sto dilungando troppo? No. La moneta, pensatela come l'aria che state respirando adesso, liberamente. Il credito invece è l'ossigeno che in qualche modo viene preso da delle bombole e un soggetto erogatore. Ad oggi tutto quello che circola è un ossigeno da delle bombole di ossigeno, e quindi è una dipendenza, si crea una dipendenza. Cioè, in passato non c'era questa dipendenza col sistema bancario. Il sistema bancario aveva un ruolo marginale. Se pensate al 1860, quando il 75% della massa monetaria era sovrana, e pensate adesso che invece la moneta sovrana non c'è più. Perché quando intendo moneta sovrana intendo la moneta legale, e la moneta comunque contante, sonante, è la moneta appunto di uno Stato. Uno Stato, se crea moneta, non deve per forza indebitarsi con il sistema bancario. Uno Stato che però cede la politica monetaria al sistema bancario, oggi deve per forza di cose indebitarsi. Allora nasce il problema e la contraddizione. Lo Stato è troppo indebitato, quindi non può ricevere altra moneta, altro credito. E allora che succede? Moriamo tutti. Questo è quello che sta accadendo. Ad oggi noi ci ritroviamo in una situazione dove anche con il quantitative easing loro stanno introducendo un altro credito. Riprendendo un professore passato, il professore Giacinto Auriti, un professore di diritto, lui ovviamente diceva una frase: non si può dissetare un assetato con acqua salata. Adesso sarebbe il momento che lo Stato incomincia a creare moneta e non più credito che indebita, perché quella moneta che ci giunge è altro, praticamente un altro debito.
e ci ritroviamo nel paradosso che le banche non ci vogliono dare la nostra moneta, noi ci ritroviamo bloccati, ma i beni e i servizi e tutto il lavoro che potremmo fare, cioè, è esistente. C'è il paradosso dove io ho sete, c'è l'acqua ma mancano i litri e quindi non posso bere. Cioè, la moneta, immaginatela come se fosse un litro, e io ho l'acqua, ho sete, non posso bere perché mancano i litri. Avete capito proprio l'inghippo e l'inganno che ci stanno fregando tutti? E allora cosa facciamo? Prendiamo le nostre possibilità e risolviamo la cosa introducendo una situazione di moneta complementare, cioè ci sono dei vuoti monetari, manca l'euro per tutto quell'inghippo e quell'inganno, eccetera, eccetera. Noi alla moneta corrente introduciamo la moneta complementare. Complementare significa una moneta che affianca la moneta corrente. Perché? Perché ad oggi ci ritroviamo in deflazione, anemia monetaria, eccetera. Ed elementare che per recuperare e riequilibrare le cose dobbiamo aumentare il livello monetario per equilibrarlo al settore reale, in modo tale che ci sono tot moneta per tot bisogno, diciamo, reale. E la moneta complementare insegna alla moneta corrente il giusto comportamento. Voi considerate che la moneta complementare, diversamente dalla moneta corrente, che è una moneta poi di usurai, si chiamano banchieri, diciamo, i banchieri però internazionali dovrebbero essere chiamati usurai, perché poi quello stanno usurando la vita alle persone. La moneta complementare ha effetti anticiclici, nel senso che nei periodi di crisi queste monete servono e si espandono proprio perché hanno un effetto positivo nel mercato. Ci sono oltre circa 5.000 monete complementari che oggi stanno circolando in Francia, in Germania, in America, in Svizzera e anche qualcuna in Italia. Sono dei fenomeni che si stanno diffondendo in questo periodo perché? Perché manca la moneta. Già negli anni 30 è successa questa diffusione per la crisi e il crollo della borsa del 29. E in questo periodo le persone, siccome hanno capito l'inghippo, si stanno adoperando per introdurre questa moneta. E la moneta corrente invece ha un effetto prociclico, che significa amplifica la crisi. Perché amplifica la crisi? Perché le persone non hanno capito nulla della moneta, perché ci tengono nell'inganno, prendono la moneta e la tesoreggiano. E se la tengono in saccoccia, la risparmiano, se ce l'hanno, perché poi magari non ce l'hanno nemmeno, diciamo, con la crisi. E in realtà la moneta, come anche in vita le stesse parole, come liquidità circolante, corrente, è qualcosa che deve fluire nel mercato, non deve essere depositata come un solido, è un liquido, non un solido. Però la moneta corrente euro, ma anche la lira, viene in qualche modo mal utilizzata e viene in questo periodo di crisi depositata. Perché? Perché c'è il rischio di mercato, tutti hanno paura nell'incertezza e dicono vabbè, io risparmio. Però non si sa mai, oggi domani c'è un crack monetario, considerato anche la situazione, diciamo, che stiamo vivendo, ovviamente cosa ci ritroveremo? Pezzi di carta che poi magari non varranno all'esterno e che noi dovremo poi decidere e coordinare. E le monete complementari possono essere locali e possono servire in questo periodo per in qualche modo cambiare la rotta e la corrente. Se stiamo andando verso la cascata, perché stiamo andando verso la cascata con la globalizzazione che in qualche modo sta distruggendo l'economia locale e interna, oltretutto sono una distruzione voluta. Perché non so se avete sentito pure Mario Monti alla CNN quando ha detto che c'era la volontà di distruggere la domanda interna. Cioè non è una cosa che sta accadendo per caso, c'è una volontà. Cioè tutta questa crisi è premeditata, non è casuale, non è una cosa che sta avvenendo così o che passerà un domani in maniera così facile e indolore. Per questo ci stiamo adoperando in Sicilia e comunque in Italia e nel mondo con queste monete complementari. Le monete locali hanno un limite, per esempio se voi a Foligno, vi faccio un esempio, vorreste utilizzare una moneta complementare a Foligno locale e la dovreste affiancare all'euro. Il limite è che questa moneta viene spesa all'interno del territorio locale e quindi non può essere spesa altrove.
Però il limite è anche una forza, perché queste monete possono stimolare così facendo l'economia interna. Per farvi un esempio, vi prendo i certificati di lavoro che utilizzarono a Wergel, nel Tirolo, una cittadina austriaca, il sindaco Michael Unterguggenberg, un nome un po' strano, utilizzò i certificati di lavoro. Erano dei certificati che in qualche modo venivano utilizzati all'interno della comunità e che diedero lavoro, l'occupazione aumentò di circa il 20% in un anno, entrarono le entrate fiscali e poi si poté anche investire nel sociale. Perché è facile, c'è un circolo che è vizioso, perché ovviamente tutto si blocca, perché se non posso lavorare non posso pagare le tasse e il comune si indebita e tutto fallisce. È facile prendere questo circolo e cambiare rotta e farlo diventare un circolo virtuoso. E come si fa a fare diventare un circolo vizioso e virtuoso? Come si fa a fare questo passaggio? Facile, introducendo quel carburante per riattivare tutti. Perché noi, in un sistema economico monetario, la moneta è come sangue per un corpo, come riprendendo sempre il professor Oriti. Quindi dovremmo fare trasfusioni e non salassi. Questo è quello che ovviamente ci proponiamo. Mi sto sforando? No, tranquillo. Posso continuare a parlare? In Sicilia stiamo facendo appunto questo, quindi le monete complementari sono una possibile soluzione. Avete compreso quindi che il problema della moneta è lì, è quello cardine, perché quello che ascoltate anche in TV, anche tutto quello che sta accadendo, anche dei casi, il caso Lupi e quant'altro, quando noi lì vediamo siamo un po' disarmati, perché è come se stessimo guardando dei rami secchi. Ma se tu parli di Lupi o parli di un'altra cosa che riguarda la superficie e non tocchi le radici marce, ad oggi l'albero è marcio alle radici. Quindi se sono le radici marce, noi dovremmo andare alle radici. Le radici si devono estirpare. Non possiamo parlare dei rami secchi. Quindi se noi cogliamo il problema e la causa profonda, noi la dobbiamo discutere, dobbiamo denunciarla e dobbiamo ritrovare tutto quello che si è perso. Perché è assurdo che la moneta, noi proponiamo la moneta complementare, ma non perché sia la soluzione economica, ma perché è capace di riprendere l'uomo e rimetterlo al centro, perché noi dobbiamo fare quello. È assurdo che l'unica esistenza che abbiamo dobbiamo centralizzarla sul denaro. Quindi il denaro ha un potere sia negativo sia positivo, perché potremmo anche liberarci, diciamo, rendendolo in qualche modo marginale nella nostra esistenza, ritornando all'economia reale, alle merci, alla condivisione e tutto quello che potremmo fare partendo dal piccolo, da Foligno, con questo tipo di moneta complementare. Grazie.